Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Alberto Picco della Spezia, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Alberto Viazzi, grazie all'assistenza tecnica di Fabio Persan. 21esima giornata, partita numero 4 di scena, la capolista. Spezia-Napoli, 35 punti di vantaggio della Napoli sullo Spezia, Spezia con tantissimi assenti. Tutto direbbe super favorito il Napoli, ma il calcio è bello perché non ci sono mai partite scontate. Splendida giornata di sole alla Spezia con temperatura sugli 11 gradi, vuoto il settore ospiti, come tutti sapete le tifoserie organizzate di Napoli e Roma non possono effettuare trasferte fino al mese di marzo. Ci sono però tantissimi tifosi del Napoli in tutti i settori dello stadio, molti che vengono dalle regioni del nord Italia, insomma li abbiamo visti e sentiti sparsi per i vari settori. L'anno scorso era una partita di fine campionato, Spezia-Napoli, ci fu qualche problema, speriamo che insomma tutto si svolga nella regolarità. Mario Rui sulla tre quarti, la cross del portoghese, la chiama Drongoski ma evidentemente non lo sente. Caldara, pasticciano i due, regalato un angolo al Napoli. Praticamente non c'era nessun giocatore del Napoli, nessuno in maglia azzurra a contrastare Drongoski, che o non ha gridato oppure Caldara non ha sentito. Caldara lo ha anticipato col basso ventre, pallone in angolo, poteva essere un clamoroso autogol. Tutto pronto per il calcio d'angolo, vediamo che di bello sta dicendo ai giocatori del Napoli che possono battere il calcio d'angolo. Lo fa Mario Rui, pallone in aria, colpo di testa ancora una volta in proiezione offensiva, pallone che termina sul fondo al lato alla sinistra. E attenzione, calcio di rigore per il Napoli, un tocco di mano su un pallone che era destinato a uscire sul fondo. Dopo 15 secondi Di Bello non ha avuto dubbi e ha comandato un calcio di rigore in favore del Napoli. Lancio per Politano, un giocatore dello Spezia forse istintivamente gli tocca il pallone con il braccio e a questo punto Di Bello non ha avuto dubbi, ha indicato il dischetto. Drongoski è l'unico che sta protestando, direi un intervento, se non ho visto male, di Rezza, che con il braccio largo la palla gli è rimbalzata sul braccio. Indubbiamente sì, il braccio era largo, però non ferma un'azione del Napoli perché la palla era destinata sul fondo. L'arbitro Di Bello ha applicato il regolamento e ha dato il calcio di rigore, tutto pronto. Kvaratskhelia porta la nostra sinistra, Drongoski viene invitato dall'arbitro Di Bello a rimanere con entrambi i piedi sulla linea della porta. Kvaratskhelia prende la rincorsa, leggermente spostato sulla sinistra, porta la nostra sinistra. Vediamo che l'arbitro Di Bello invita i giocatori del Napoli a non entrare in aria, fa sgombrare la mezzaluna antistante l'area di rigore. Finalmente tutto sembra pronto per la battuta, ingenuità di Rezza, parte Kvaratskhelia, la rincorsa, il tiro, gol! Napoli in vantaggio dopo un minuto e mezzo, Spezia 0, Napoli 1. Certo, però un rigore così dopo 15 secondi, dopo un primo tempo in cui lo Spezia si è distratto pochissimo, può davvero tagliare le gambe. Kim a sinistra per Kvaratskhelia, Kvaratskhelia prova ad accentrarsi, Kvaratskhelia passa in mezzo a 4, Kvaratskhelia poi deve andare a raddoppiarlo a Mien che adesso lo sta seguendo. Kvaratskhelia, il controllo da parte di Kvaratskhelia che sta per entrare in rigore, fa tutto lui il tiro deviato, la parata a terra di Drongoski. Però quando comincia con il pallone sui piedi, forse qualcuno dice troppo innamorato del pallone, però prenderglielo è davvero difficile. Adesso Sibene sta andando a bruciare, Caldara se ne va in porta, segna, ma l'arbitro dice gol annullato perché Osimhen ha trattenuto per la maglia Caldara. Protestano quelli del Napoli, subito l'arbitro ha indicato che Osimhen tratteneva per la maglia Caldara ed è vero. Bisogna vedere però se questa deviazione, questa trattenuta sia stata intensa tale da non consentire a Caldara di intervenire. Però Di Bello, che non era questa volta vicinissimo all'azione in quanto è stato un lunghissimo lancio, ha subito fatto gesto con il dito che non era gol, ha fischiato senza intervento del VAR. Trattenuta che c'è stata, però qui bisogna vedere l'intensità. Politano che va a fronteggiare Rezza e Nicolau, si accentra Politano, si fa vedere Elmas, riceve il macedone, Elmas palla per Mario Rui, Mario Rui per Kvaratskhelia che entra in area di rigore, Kvaratskhelia la mette dentro, Nicolau, poi Ampadu alza una campanile che diventa pericoloso, sbaglia l'uscita Drongoski, Osimhen di testa, gol! Raddoppio
del Napoli, Osimhen, ma anche questo regalato dalla difesa dello Spezia, che non solo non riesce a spazzare via un pallone, lo svirgola direi per la ennesima volta Ampadu, il portiere può uscire con le mani e quindi può avere vantaggi rispetto all'attaccante, sbaglia tutto Drangoski, la palla rimbalza sulla testa di Osimhen e segna un gol, non certo dal punto di vista stilistico bellissimo, ma pesantissimo. Spezia 0, Napoli 2, Vitor Osimhen segue Kvaratskhelia, i gioielli del Napoli. Intanto forse sentite anche voi, grazie all'assistenza tecnica, il nostro Fabio Persar, perde palla lo Spezia, Kvaratskhelia, Osimhen, 3-0! Osimhen è ancora un regalo da parte dello Spezia. Spezia 0, Napoli 3, tutto questo con uno sottofondo musicale, perché non ci sono i tifosi organizzati della Napoli, ma quelli, e sono tanti, arrivati qui al picco, stavano intonando Osurdato innamorato. Il difensore dello Spezia ha combinato un pasticcio. Kvaratskhelia, questa volta non egoista, ha servito Osimhen, che a porta vuota ha segnato la sua doppietta. Spezia 0, Napoli 3, è il 27esimo e a questo punto, come si direbbe nel tennis, gioco, partita, incontro. Nella quarta partita della 21esima giornata del campionato di Serie A, seconda del girone di ritorno allo stadio Alberto Picco della Spezia, il Napoli ha battuto lo Spezia per 3-0, le reti tutte nella ripresa, al 46esimo su calcio di rigore Kvaratskhelia e poi la doppietta di Osimhen al 68esimo e al 72esimo, in tutti e tre i gol decisiva la complicità ovviamente involontaria della difesa spezzina. Con questi tre punti il Napoli allunga in testa 56 e può sedersi in divano a seguire le partite delle inseguitrici. Lo Spezia resta a 18 e deve guardarsi dietro. Dallo stadio Alberto Picco di La Spezia, Giuseppe Bisanti si ricorda il risultato finale. Spezia 0, Napoli 3 e vi auguro un buon proseguimento di domenica.